Buongiorno amici. Mascherina indossata, non più di tanto per la presenza di altre persone, ma per il freddo. Sono meno 8 gradi e mezzo. Temperatura proibitiva senza abbigliamento adeguato. Oggi sono sopra Recuaro, provincia di Vicenza, secondo step di corso sci alpinismo, e andremo a vedere tutto quello che è Artva, pala, sonda, il corretto utilizzo tra le cose più importanti da imparare. Eccoci qua. Yeah. Ho già fatto una cazzata. Ho messo l'Artva nella tasca interna del giubbotto, chiuso con cerniera, pensando di fare una cosa giusta. In realtà no, va sempre messo con la fascia all'interno del giubbotto, ben aderente. Ovviamente una valanga può essere anche aggressiva, strappare indumenti, perciò è meglio averlo. Monto la fascia e torno su alla partenza. Stiamo salendo, davanti c'è Ettore. Guida alpina con mezzo secolo di esperienza, perciò siamo in buone mani. Adesso qui davanti ci si presenta una parete, ci sono state delle piccole valanghe di superficie, tra quelle meno pericolose, ma sicuramente da evitare. Durante la salita ci siamo accorti che a monte, sul pendio esposto al sole, sono scese delle valanghe di superficie. Vuol dire che il rialzo della temperatura va a distruggere quelli che sono i cristalli che compongono il manto nevoso. I cristalli sono delle forme appunto geometriche, hanno una base esagonale e quando si surriscalda scioglie il cristallo, scioglie gli spigoli della rotonda formando delle palline superficiali. Queste non possono rimanere adese oltre una certa pendenza. Quelle che vedete sopra, con il colore più chiaro, sono delle appunto valanghe di superficie. Partono da un punto, se vedete, un unico punto, durante la discesa si aggrappano altre palline e si allarga sempre a forma di pera, di la caratteristica forma di pera, fino al piano di arresto. Bisogna stare attenti e guardarsi attorno cosa succede durante la salita. Okay. È pieno divertimento comunque. Sempre. Ok. Riscaldamento. Com'è, com'è? Ottimale, oh. No problem. Calda? Calda e sudata. È stupendo, vale la pena la fatica. Esatto. Matteo, un aggettivo anche per te? Bianca. Bianca. Stiamo arrivando sull'altopiano. Sicuramente adesso ci si ferma per fare il test Artva. Mettiamo un campo base, cioè dove si mette tutto il materiale, composto, ordinato, ok? Ecco perché bisogna mettere i guanti. L'importante è che l'arva sia adesso nel nostro corpo, come dicevamo stamattina. Ho già fatto una cazzata, ho messo l'Artva nella tasca interna del giubbotto, chiuso con cerniera. L'Artva comunque deve essere contatto, non deve essere esterno, perché altrimenti una volta, tre volte siamo frullati da turbinio di neve e ti toglie l'Artva e ciao. Noi andiamo in cerca dell'Artva che è lassù e magari sepolto qua. Controllare sempre che le pile siano nuove. Averne un paio di riserva non va male. Mettiamoci bene in testa che non è un apparecchio di sicurezza né di prevenzione, è solo un apparecchio di ricerca. Quindi lo zaino è fatto per mettere dentro tutto in maniera ordinata. Sappiamo benissimo che più ordinati siamo, meno stiamo lì a perdere tempo a cercare le robe, specialmente il kit, la valanga. La pala e la sonda devono essere a portata di mano che in pochi attimi. Ok, siamo arrivati comunque al punto che qualcuno di noi del gruppo è stato travolto. Uno scandaglio della valanga veloce, che vado su con il mio Artva in ricezione e vado su in maniera non disordinata, ma devo andare abbastanza veloce. Tartaglio tutta la valanga a zig zag. Devo anche guardarmi un po' attorno se ci sono degli oggetti che affiorano. Se trovo uno sì, non trovo la persona, pianto lo sì, in modo di far capire che lì ho già cercato e lì non c'è. E man mano che mi avvicino aumenta il suono e mi dà delle indicazioni molto ben precise. E comincio a fare la mia croce. Vado avanti, a un metro, aumenta forte, diminuisce, torno indietro, vado a destra, diminuisce,
torno qua, aumenta, vado di là, aumenta ancora, allora staccati. Finché faccio una croce di 50x50, da lì ce l'ho sotto i piedi. Fatta la croce, tiro fuori la mia sonda, parto con i piedi uniti, a 25 cm vado giù, tac, destra, sinistra, avanti, centro. Poi lì è questione di sensibilità. Se percepiamo qualcosa di duro, può essere un sasso, può essere un sì, una scarpa. Nel dubbio vado a scavare. Se mi indica che ce l'ho qua. Una volta individuato, controllo la profondità, perché la sonda c'ha la metratura, mi sposto a valle del sepolto, comincio a scavare. Una volta estratto, cerco di liberare il prima possibile via aerea, lo copro, cerco di tenerlo caldo, non gli do bevande calde perché il rischio del soffocamento, perché ha la gola irritata, non riesce a deglutire. La ricerca, invece, se siamo in gruppo, è bene che il leader dia delle disposizioni. Tu vai alla ricerca visiva, tu ti trovi in una posizione per l'atterraggio dell'elicottero, voi due venite con me e facciamo la fascia di ricerca. Sembra complessa, ma è facile se manteniamo le emozioni a controllo. 2 e 4, 1 e 6, 1 e 1, 0. Ok, andiamo a nasconderci finché Ettore seppellisce il suo Artva. Ragazzi, sono impedito a scendere con le pelli e i piedi sganciati. Già mi vedo gli hater qua sotto nei commenti. Ettore, non sei preoccupato darci questa responsabilità di trovare, di cercare il tuo zaino dal valore inestimabile in mano a questi escursionisti inesperti? Un po' sì, sono un po' preoccupato del fatto, però dai, risolveremo il problema, faremo un sondaggio dettagliato con le sonde fino a notte fonda e lo troveremo. In qualche maniera ne usciremo. Ne usciremo. O se no aspetteremo la primavera. Barretta energetica, sarà scaduta. Oh ragazzi, non ho mai utilizzato una pala né una sonda, no. Ma mi compagni qui pieni di dubbi. In realtà tutti siamo pieni di dubbi. Pausa merenda, eh. Pausa merenda che vuoi. Con questa vista è tutto più buono. Sarà il primo soccorritore della giornata. Intanto facciamo un po' di riprese aeree. Destra, sinistra. Vai veloce. Destra, sinistra, vai a sinistra. Con di più. Zaino e Artva in spalla, in mano. Vado alla ricerca dello zaino di Ettore. Spero di trovarlo. Messo in ricerca. 40 metri. Sulla nostra sinistra. 9 metri e mezzo, 7. Basta, vai meglio. Qua sono a mezzo metro. Allora, considera la profondità, eh. Il centro me lo va qua, okay. Vado sopra con i piedi, qua, piedi un po' divaricati, in mezzo, ho percepito che qua è sotto 20 cm, faccio così, vado piano, ok, pulisco, guardo un po' com'è girato, se so che la testa di là comincio a aprire a liberi, un bel scavo largo, che dopo devi starci dentro. Ok, intanto il sole si è nascosto dietro le montagne, ma con l'aiuto del mio compagno siamo riusciti a trovare lo zaino di Ettore, perciò non se ne deve comprare uno di nuovo. La prova indicativa, nel senso che non è fatta su un terreno da valanga ed è tutto molto più facile. Adesso gli altri fanno un'altra ricerca e poi probabilmente scenderemo a valle. Oggi non andremo fino alla cima, anche perché domani ci aspetta una giornata impegnativa. Adesso si sale un po', giusto per farsi la discesa della giornata. Per oggi mi fermo qui, comunque mi aspetta
una bella discesa, almeno spero. Wow! Yuhu! Wow, wow. Bueno. Direi che per oggi può bastare. E il recuaro si sta spegnendo, la luce se ne va e ce ne andiamo anche noi. Purtroppo anche questa giornata è passata. Mi sono divertito un sacco e mi sono messo in valigia un sacco di nozioni che in tanti anni di sci non mi sono mai portato a casa. Ripeto e vi consiglio che se dovete affrontare uno sport come questo, come lo sci alpinismo, ma anche qualsiasi altro tipo di sport, investite su dei corsi che vi fanno portare a casa nozioni, informazioni, esperienza da persone che sicuramente sono più formate di voi. Questo ne va della vostra esperienza e soprattutto della vostra sicurezza. Come sempre, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un mi piace e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!